Buongiorno cantanti! Allora, oggi lavoreremo su un esercizio misto. Quindi abbiamo lavorato sul brrr, abbiamo lavorato sul e dobbiamo lavorare ancora un po' con il fry e unire questo suono agli altri due per iniziare a prepararci ai vocalizzi veri e propri, cioè gli esercizi con le vocali. Allora, prima di tutto proviamo a fare una cascata di brr. Ricordiamoci che il brr può essere anche chiamato bubble. Perché? Perché se noi immaginiamo di immergerci sotto l'acqua e voler fare le bolle, facciamo proprio questo suono. Brr, così, quindi immaginiamo di immergerci nell'acqua e eseguire questo suono. Brr, ok. Allora, come avevamo già provato a fare, si possono immaginare diverse linee melodiche, si può immaginare di disegnare diverse figure di fronte a noi eseguendo un suono. E in questo caso io chiedo una cascata di suono, quindi partendo da un suono acuto, un glissando verso il basso. Quindi... sospiro di sollievo, ancora, sospiro di sollievo, ancora. Molto bene, adesso la stessa cosa la facciamo col che è il suono muto. Immaginiamoci di essere di fronte alla cosa più appetitosa del mondo. Allora, ecco, questo dovrebbe essere più o meno il suono. E facciamo una cascata con il quindi. Ancora. Bene, ancora una volta col brr. Adesso di nuovo con e ancora. Ricordiamoci sempre, deve essere divertente, divertente, divertitevi, non stressatevi quando studiate canto. Ok, adesso passiamo al fry. Il fry è un suono che serve per scaldare le corde, si muovono le false corde. In realtà abbiamo un suono molto sordo, ma che serve proprio per scaldarci senza danneggiare le corde. Allora, è un suono che abbiamo nel nostro intercalare. Chiediamoci se l'abbiamo. Tante volte noi usiamo dei suoni parlando e neanche ce ne rendiamo conto. Dobbiamo andare un po' a scavare nei nostri modi di fare quando parliamo per capire se certi suoni già li sappiamo fare. Inutile andare a impazzire, cercare di fare un suono così neutro. Dobbiamo attingere a quello che ci viene spontaneo. Quindi... già in questi miei momenti in cui prendo del tempo, io posso fare anche qua ci sono persone che lo fanno più altre persone che non lo fanno proprio, ma proviamo a imitare anche un po' gli altri, no? Oppure non mi ricordo una cosa. Qual era? Ecco, ognuno di noi può scovare nella propria parlata dei suoni che tornano molto utili per l'esercizio del canto. Il fry suona proprio così. Proviamo.
Sospiro di sollievo. Il sospiro di sollievo deve sempre esserci, dobbiamo sempre respirare così. Non esiste un altro modo di respirare. Noi apriamo il torace usando i muscoli intercostali in modo spontaneo e un pochino in modo invece imposto. Cerchiamo di aprire e chiudere per allenare i muscoli intercostali in modo che questo movimento qua fisarmonica diventi più elastico possibile, non fare queste cose qua, no? Quindi ci inspiriamo. L'obiettivo di aprire il torace è quello di lasciare che l'aria entri naturalmente, come se i nostri polmoni fossero due palloncini sgonfi e aprendo la cassa toracica si espandessero e quindi lasciassero che l'aria entri. Allora, dobbiamo evitare di immaginare la respirazione come un riempirsi, un risucchio tutta l'aria fuori per diventare un pallone gonfiato. Questo è sbagliatissimo, si creano solo delle tensioni. Dobbiamo respirare nel modo più facile possibile, che ci dia un senso di sazietà. Non ci vuole tantissima aria per avere questo senso di sazietà e per avere l'aria sufficiente per cantare. Quindi abituiamoci a non pensare al nostro corpo come a una specie di sacco da riempire. Noi siamo elastici, ci espandiamo, laddove si creerebbe il vuoto che non esiste, entra l'aria. Quindi lo lasciamo fare, lasciamo che la natura faccia quello che deve fare. Ok, quindi riproviamo il fry. E perché mi sono fermata? Perché quando una cosa si fa fatica a farla, tante volte è bene respirare invece che insistere come dei matti su quella cosa. Cerchiamo di prenderci delle pause quando studiamo canto, bisogna essere saggi quando si studia canto, quindi mai fare 3000 cose se non vengono nel modo che ci sembra meno dannoso e più utile. Ok, quindi riprendiamo col nostro fry. Sospiro di sollievo e via. Ancora. Ecco, un suggerimento. In questo video io faccio delle pause per dare il tempo di ripetere l'esercizio. Non è detto che queste note debbano essere lunghe e tenute. Uno può anche fare dei tentativi durante le pause, inizialmente, quindi fare un finché non riesce a prendere un pochino il suono. Quindi facciamo questo tentativo insieme e poi potete decidere voi come eseguire l'esercizio. È logico che l'obiettivo è quello di riuscire a farlo sia spezzato che tenuto il suono. Quindi facciamo voi e ancora e ancora e ancora e benissimo, facciamo adesso 3 spezzati e un suono tenuto, vediamo se ci piace. Proviamo. Ancora. 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 Molto bene. Ok,
Ok, adesso possiamo iniziare la seconda fase di questo video, che è l'esercizio composto vero e proprio. Iniziamo con un fry, attacchiamo al fry una cascata di brrr e finiamo con una vocale. Allora, esempio. Provate. Bene, proviamo con le altre vocali, giusto per toglierci lo sfizio, eh? Bene. I. Ok. O. Molto bene. E adesso ultima. Molto bene. La stessa cosa facciamo col quindi facciamo fry. Ecco, suggerirei, passando dal al vocale, di far sentire la proprio un po' come M sul finale. Quindi prima becchiamo bene il suono in maschera, ben posizionato. Dopodiché, nel momento in cui dobbiamo eseguire la vocale, la apriamo aiutandoci con un senza esagerare troppo. La M è più un momento in cui le labbra si toccano appena, non è ma, cioè che va tutto in avanti. Attenzione, quindi rimaniamo nella nostra posizione bene con la risonanza alta e la M ci serve soltanto per aprire la bocca, in poche parole. Ok, proviamo, eh. Ok, e andiamo avanti. I. Ok, andiamo alla O. Ok, e ultima la U. Che vi suggerisco, questo è un esercizio in cui introduciamo la posizione delle vocali ed è un'introduzione graduale, non è un vero e proprio esercizio su come vanno pronunciate le vocali quando si canta, quindi attenzione a non cercare di avere la stessa potenza su tutte le vocali, ogni vocale ha la sua posizione, probabilmente se si cerca di avere la stessa potenza di suono su tutte le vocali si fanno delle spinte che fanno male, quindi cercate solo di pronunciarle, se ho un è solo un modo per sciogliere la faccia e diciamo applicare questa scioltezza alla vocale e la stessa cosa vale per il solo che riguarda più la risonanza, quindi cercare di alzare la risonanza del suono e applicarla alle vocali, quindi che non è un diciamo un esercizio un vocalizzo diciamo finale, dobbiamo lavorare sulle vocali a una, questa è la loro introduzione, per cui lavoriamo bene sulla scioltezza del viso e su questo tentativo di risonanza e poi lo vedremo bene bene insieme nel dettaglio, d'accordo? Esercitatevi e divertitevi! Ciao!